Ultimo sforzo della settimana, partiamo con il riscaldamento, sprinter hop jump oppure un affondo con un knee to chest, in funzione di quello che è il vostro grado di equilibrio di gestione fondamentalmente. Cerchiamo una esecuzione abbastanza dinamica per iniziare a far subito alzare la frequenza cardiaca. Poi passiamo a un lavoro di sempre di warm-up, però anche di mobilità articolare. Facciamo un push-up e passiamo poi a una condizione di affondo. Ovviamente, in funzione della nostra forza, possiamo decidere anche di fare il piegamento sulle braccia appoggiandoci sulle ginocchia. Passato questo lavoro di mobilità e di riscaldamento della parte alta del corpo, abbiamo ancora una stazione di skip alto. E poi entriamo subito nel vivo del nostro allenamento. Abbiamo un buy-in. Un buy-in è un esercizio che facciamo un'unica volta in apertura del circuito e nel nostro caso sono dei pistol alternati. Scegliere l'altezza del box da cui lavorare diventa determinante per capire quanta fatica faccio. Più scelgo un box basso, più farò fatica nel rialzarmi. Quindi selezionate in funzione delle vostre, capacità. Il lavoro consta fondamentalmente di due esercizi che sono gli affondi e gli end release push-up. Facciamo un'unica serie da 80 affondi complessivi, 40 per gamba. Però, in funzione del tempo che ci mettiamo, avremo delle penalità da scontare. Ogni minuto che passa si tradurrà in 5 end release burpee. End release sono la condizione peggiore. Se invece voglio, tra virgolette, fare prima, non tolgo l'end release oppure tolgo il push-up in funzione di quello che è il mio stato di performance. Appena finito il mio penalty di 5 burpee, riprendo a fare gli affondi e poi i piegamenti sulle braccia in funzione del punto in cui ho lasciato, quindi facciamo finta di essere arrivati a 25 piegamenti sulle braccia, il primo che faccio sarà il 26esimo e così via, fino a quando scocca un nuovo minuto in cui dovrò pagare una nuova penalità di 5 burpee. Partiamo con questo lavoro dai burpees, quindi appena parte il crono, dopo aver fatto il buy-in dei pistol, siamo subito con 5 burpee e poi inizia il nostro conteggio prima degli affondi e poi dei push. Per chiudere il nostro lavoro abbiamo un IMOM da 50 jumping jack sul minuto per 5 minuti di lavoro. In ogni minuto abbiamo il compito di fare 50 jumping jack. Se è troppo impegnativo per il nostro livello, scaliamo a 40 o a 30.